Che brutto, Madonna! C'ho la testa strana! Bella a tutti, belle e brutti, qui è il vostro Naked che vi parla, ragazzi, siamo tornati con un nuovo video di... no, stavolta non ve lo dico, perché signori, sto facendo un po' come Michael J. Fox in Ritorno al Futuro, però al contrario, perché signori e signores... Vi porto Rainbow Six, ma non Rainbow Six, quello dove giocano tutti adesso, no? Quello banale, no? Dove c'è la grafica bella, dove armi belle, tattiche. No, no, signori. Il primo Rainbow Six. Infatti vi riporto al 1999. Logo PlayStation, quanta nostalgia! Allora, vi faccio praticamente vedere, ragazzi, cosa io e tutti quelli della mia generazione, e anche, vabbè, anche generazione avanti alla mia, come giocavamo, ragazzi? Cioè, oggi siamo abituati a cose spettacolari, fuori dal normale, fuori dal comune, talmente reali da non distinguere la realtà dal gioco, ragazzi. Oltre ad aggiungere il fatto che è un gioco di 20 anni fa. Sto giocando con... Raga, questo qua è il primo modello di joystick della PlayStation 1 e... Guardatelo bene, cos'è che c'è di strano in questo joystick? Vabbè, oltre al fatto che è vecchio come il cucco. Ragazzi, non ha gli analogici. Quindi voi vi starete chiedendo... come ci si muove? Adesso ve lo mostro perché... È la cosa più scomoda della terra, muoversi senza gli analogici. Oltre perché, come tutti ben sapete, un analogico, vabbè, ti muove, l'altro muovi la visuale, no? E voi direte, come cappero si fa a muoversi e muovere la visuale? Adesso ve lo faccio vedere. Qua siamo all'ambasciata belga a Londra, devo fare un infiltraggio speciale! Eccezionale! Sì, va bene. Ma che belli, ma che grafica, ragazzi. Io prendo questo, Beckenbauer. Ma scusa, Ma Beckenbauer non giocava a calcio. Ah, mi sa che prima... Ah, nel mentre giocavo a calcio faceva la spia in incognito, probabilmente. Uno entra dalla finestra, uno entra dalla porta principale. Va bene. Sì, avviamo il gioco, sono pronto. Ok, che bella grafica. Ok, ragazzi, adesso voglio farvi... vedere come ci si muove. Praticamente con quest, con le freccette, vabbè, destra e sinistra muovi la visuale, destra e sinistra. Avanti ti muovi avanti, indietro ti muovi indietro, più o meno. Sì. Voi direte, ok, ma per alzare e abbassare, raga, no, invece veramente per alzare e abbassare, ragazzi, R1, R2. Cioè, voi potete immaginare in che scomodità sia utilizzare R1, R2 per abbassare e alzare e nel contempo usare le freccette per muoversi. Sono sconcertato veramente. Adesso vorrei spaccare tutto, cosa che farò. Come si spacca? Ok, con quadrato si spara. Quanto è bella la grafica, voglio veramente. Cioè, è bellissimo. Allora io qua devo entrare da questo buco, presumo. Fatemi entrare, non mi fa entrare. Si è buggato di già, non ci ho ancora giocato, si è già buggato. Io voglio entrare qua, in questa botola che non sembra. Come si fa? Si spara la botola per entrare. Ah, gli devo sparare, ok. Irruzione. Oh, questo qua è qua per uccidermi. Oh, no, no, mi sta. No, no, sono già morto. Ma com'è possibile? Ok, uno è morto. Quindi devo andare con l'altro. Scusate, vorrei entrare da questa porta. Si può? Ah, ok, se tengo premuto L1 e schiaccio R1 va in... come si chiama? Il visore di calore, no? Sì, ma io voglio entrare qua. No, non voglio cambiare il caricatore, voglio entrare... Ok, ah, devo tenere premuto L1! Madò, che combinazione di tasti anche per aprire una porta, cioè, veramente un casino micidiale. Aspetta, sto coso lo tolgo perché mi sta già dando fastidio. Oh, qua c'è un computer. No, ragazzi, è una cosa difficilissima muoversi. Non potete veramente capire quanto è difficile. Scusa, questo computer? Scusaste? Scusi lei, potrei entrare nel suo computer?
Anche il computer? No, no, granate luminose no. No, 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 ok. No, la beretta no, l'MPS. Vai. Oh mio Dio, qua c'è qualcuno, sì. Muori! Oddio, l'ho ucciso. C'è un altro, muori anche tu, muori! La distanza, incredibile! Che c'è Kino? Mamma mia, aspetta che ricarico perché... Aspetta così. Ok. Andiamo avanti. Guardate ragazzi, i dettagli di questa grafica eccezionale, il motore grafico migliore della Terra negli anni 90. Ancora devo capire esattamente cosa... Oh, 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 si è arrivato questo! No, ma che mi ha ucciso? Ma cosa mi state raccontando? Vabbè, ho capito che devo entrare con questo. Vabbè, un po' l'ho fatti fuori. Scusa, se entro di qua... Qua mi trivellano, ancora non ho capito cosa devo fare. Cosa devo prendere? No, minghirella, tu colpi mandato. No, finita la missione. Cioè guarda, si bugga ogni due passi, no? Ma... Qua c'è uno che scale subito. Ma no, ecco, adesso non mi fregate più, però così. Mi è venuto un coccolo house. Io trovare ancora l'ambasciatore. Ma è questo, mi sa! Che brutto! Madonna! C'ha la testa strana! Aspetta, comandi all'ostaggio. Cosa faccio? Dico di seguirlo. Cosa devo dire? Devo portare fuori? Sì, sì, devo portare fuori. Dai. Ma è bruttissimo! Seguimi. Allora, ho già fatto fuori tutti, però... Siamo attenti, mi sta seguendo. Maronna, che brutto. Ogni volta che mi giro lo guardo mi spavento proprio. Ho trovato l'ambasciatore. Ma come si fa questo? Adesso mi devo ricordare l'uscita pure. Missione completata. Ho portato fuori sto bruttazzo. Ho vinto. Dopo 6 giorni ce l'ho fatta. Madonna, anch'io. Veramente sto più difficile. La cosa più difficile l'ho fatto in questa settimana, credo, almeno. Ok, raga, sono soddisfatto. Il video termina qui. Volevo solo farvi vedere un po' allo schifo che c'era 20 anni fa e che ai nostri tempi sembrava veramente qualcosa di spaziale. Raga, nei prossimi giorni porterò anche dei video di altri giochi, le prime edizioni di giochi famosissimi. E come al solito, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non vi è piaciuto lasciate un like e bello.